I tentativi di alleggerire la pressione sul centro di accoglienza di Lampedusa non sono sufficienti, perché se è vero che la scorsa notte altri 600 migranti sono stati trasferiti e imbarcati sul pattugliatore 18 della Guardia Costiera, direzione Porto Empedocle, è anche vero che sull'isola continuano a esserci sbarchi a raffica. L'hotspot, che ha una capienza di appena 350 posti, non riesce a svuotarsi. Il numero degli ospiti si aggira ogni giorno attorno a 1.700. Tutti costretti a vivere in condizioni igienico-sanitarie disastrose. Anche dal sindacato di polizia arriva un appello a svuotare immediatamente il centro. Gli agenti, dice il sindacato, lavorano nelle stradine invase dai liquami di una rete fognaria che non riesce a sostenere l'enorme numero di persone che affollano l'hotspot. Fra le soluzioni messe in campo dal ministro dell'interno, Lamorgese, il noleggio di un traghetto, il Pietro Novelli, che farà la spola per i trasferimenti 3 volte a settimana per tutto agosto e settembre. Il mezzo è già entrato in azione, i primi immigrati sono stati trasferiti a Mazara, ma gli sbarchi non si limitano all'isola di Lampedusa. Nelle ultime ore 350 profughi sono approdati sulle coste siracusane, a Porto Palo di Capopassero e ad Augusta, e su una delle imbarcazioni purtroppo c'era una vittima. La procura ha aperto un'inchiesta per verificare le cause del decesso. Intanto un rapporto europeo mette in luce l'incremento delle domande di asilo presentate a maggio nell'Unione, circa 70.200, 10.000 in più rispetto ad aprile. È il secondo livello mensile più alto dal 2016. Numeri questi influenzati in parte anche dalla guerra in Ucraina.